Ricordo la prima volta che ho visto dei ragazzi muoversi come se venissero da un altro pianeta. Non riuscivo a staccargli gli occhi di dosso. Una volta mia madre mi portò a vedere una session di ballo. Si stavano formando i primi gruppi, le cosiddette crew. Le migliori iniziavano a fare delle gare che poi avrebbero portato a quell'evento chiamato The Streets. È diventato il cuore di tutto quell'evento e io l'ho vissuto da protagonista. Mi piace scivolare, roteare, volare come i più bravi. Ma non è andato tutto liscio. Mia madre mi diceva non ti arrendere. Sii te stessa. La vita è troppo breve per essere qualcun altro. E aveva ragione. Avevo 16 anni quando si ammalò. Se ne andò in un paio di mesi. E da allora è cambiato tutto. Anche il The Streets. E non hai detto no in tempo. Ay, Dios mio, dammi quieta, chica. Dai, dacci un taglio con questo cavolo di spagnolo. Telemundo. Beccate. Ragazzi, dovreste vedere che faccia che avete fatto. Sì, proprio uno scherzo da sballo. Allora, che ne pensate? La verità, spacchiava troppo. 4-1-0 tutti i giorni. Grazie. Ragazzi, al The Streets non ce ne sarà per nessuno quest'anno. Fantastico, sempre insieme. Vedere. Ti va di uscire stasera? Non lo so, è che è un po' strano questo periodo con Sara e tutto il resto. Sì, me l'hai già detto. Ehi, Doug, dai, vieni, è tardi. Noi andiamo. Ho capito, allora ci vediamo alle prove. Sei sempre l'ultimo. Ok. Questo video caricato su internet qualche ora fa è stato girato stamattina.
è la rappresentazione più evidente della recente ondata di disordini pubblici che flagellano le strade di Baltimora. Le autorità seguono con preoccupazione questa tendenza e fonti vicine alle indagini affermano che l'episodio farebbe parte di un fenomeno più ampio chiamato la beffa, cioè l'iniziazione a cui una banda deve sottoporsi per partecipare a una gara clandestina chiamata The Streets. La famigerata inafferrabile 410 ha rivendicato la responsabilità... Dove credi di andare, Andy? Vieni qui, dobbiamo parlare. Ciao, non credo. La cena era un'ora fa. Scusa, Sara, l'autobus ha fatto tardi. Tanto sono tornata, no? Amore, tu vai di sopra e mettiti a letto. Va bene. Lo so dove sei stata. È su tutti i notiziari. Quindi non venirmi a raccontare balle. Ti rendi conto che potevi farti arrestare? Non è come credi tu. Non sai neanche di che diavolo stai parlando. Devi essere responsabile della tua vita, Andy. Non puoi seguire quella banda per sempre. Sono dei delinquenti quelli. Ora ci penso io. Questa storia finisce adesso. No. No, la 410 è l'unica famiglia che ho. E poi chi sei tu per dirmi cosa devo fare della mia vita? Tua madre era la mia migliore amica. Le dissi che ti sarei stata accanto io, Andy. Le promisi che mi sarei presa cura di te perché non voleva che tu cambiassi città. Ma così è impossibile. Non vai a scuola, stai fuori tutta la notte. Dio solo sa quello che combini. Non ce la faccio più. Io e tua zia Alice abbiamo parlato. Non puoi più stare qui. Vuoi mandarmi a vivere in Texas? Non credi che io abbia già perso fin troppe cose nella vita? Non puoi farmi questo. Tua madre non ti avrebbe fatto passare neanche la metà di quello che combini. No, tu non sai cosa avrebbe fatto. E non ci provare nemmeno a paragonarti a mia madre. Felicia, dove sei? Rispondi. Ti prego, mi serve un posto dove appoggiarmi. Con Sara ho chiuso, a casa non ci torno. Chiamami al più presto. Sto andando al Dragon. Vem, vedere, bue! Pitbull! Sono il vostro amico DJ Sandy! E stasera si parlerà soltanto di centoni, ragazzi! Portateli a The Streets! Portateli! E servono tanti se volete scommettere! E adesso diamo fiato alla musica! Hey, Misi! Ciao bella, come stai? Non male. Sei venuta a fare danni? Ah dai, mi tieni tu la borsa. Sì, dai qua. È un casino sulla pista. Sì, lo so. Che fai, il tuo numero? Certo, lo sai. Mandali a scuola. Guarda come sei cresciuta. Dai, che ci fai qui, oh, mamma mia. Credevo fossi a New York. Già, sono venuto solo a prendere la mia roba. Indovina. Cosa? Io e Nora andiamo in tour. Cosa? Ma dai, è da sballo. Attento a non dimenticarti di me quando sarai famoso. Stai scherzando, figurati. Ricordo quando correvi per il quartiere con i pannolini. Eri una vera rompipalle. Così mi fai diventare rossa. No, ora dico sul serio. Come va con Sara? Ti ha chiamato? No, non mi ha chiamato. Ero passato a trovarti, così mi ha detto che sei scappata. Sta flashando. E ti ha detto anche che vuole mandarmi via? Perché non sa che altro fare con te. Vuole soltanto starti accanto, proprio come tua madre e quelli del palazzo hanno fatto con me. Quindi stai dalla sua parte? No, non è vero. Ma sì, io non devo dare spiegazioni a nessuno. Frena, dai, datti una calmata. Se non fossi cocciuta, ti accorgeresti che esistono anche delle alternative. Davvero? E quali? La MSA. Sì, certo. La Maryland School of Arts. Sì, lo so cos'è. Sei matto, ma scusami tanto, io ti sembro una principessa o una prima ballerina. Andy, quale altre possibilità hai? Va bene, ti spiego come stanno le cose. Ecco, Sara ha deciso di darti un'altra opportunità. Ma la MSA non è uno scherzo. Devi studiare, andare a lezione. Non puoi saltare la scuola. Niente da fare, non esiste. Ok, bene, facciamo una gara. Adesso. Se vinci tu, io non ti ho mai visto. Se vinco io, torni a casa da Sara e domani mattina presto cominci ad andare a scuola. Beh, se hai paura, basta che lo dici. Io non vorrei fare una gara con me se fossi una ragazza. Beh, allora? Hai paura? O ci stai? Fermi, buoni! Ci sono delle altezze reali nel locale! Tyler Gage è con noi! Porca vacca! Dobbiamo fare qualcosa di speciale, ragazzi! Liberate la pista! Dai, indietro! Ladies and gentlemen! Ci siamo, gente! Un pezzo tutto nuovo! Cavolo! Ma che cosa fate? Volete usare quello? Stasera si salta! I'm trying to anyway!
Sei ancora come una ragazzina.